L'Istituto dei Beni Culturali condivide con gli istituti culturali della regione, con i musei in primo luogo, ma non solo, il tema oggi assolutamente centrale dell'accessibilità, in questo caso con le istituzioni museali della città di Parma. Perché l'accessibilità è diventata così centrale nel dibattito museale, non solo a livello nazionale? Beh, in primo luogo perché l'accessibilità è una grande porta verso la socializzazione dei musei. Noi sappiamo che i musei possono avere una funzione di integrazione sociale, possono integrare gruppi che non appartengono alla, diciamo, gruppi etnici che non appartengono a quelli prevalenti in una determinata città, possono integrare immigrati, possono integrare forme di diversa abilità. Possono integrare generazioni assolutamente diverse, differenti, possono integrare all'interno delle classi bambini che hanno delle sensibilità differenti. Quindi l'accessibilità è un tema colossale che non è più visto semplicemente dal punto di vista fisico, cioè la possibilità di accedere ai musei con delle strutture, con infrastrutture che facilitino questa fruizione, ma l'accessibilità viene intesa in una maniera sempre più grande e trasversale. Naturalmente oggi che viviamo anche la grande questione del Covid e quindi l'impedimento a fruire dei musei in forma fisica, l'accessibilità ha assunto un altro significato, anche un altro significato, che è quello di rimanere vicini alle istituzioni culturali anche in contesti di deprivazione, anche in contesti di mancanza, anche in contesti di, diciamo, impoverimento del paesaggio urbano di tipo culturale. E quindi noi abbiamo un ventaglio di argomenti al quale dedicarci che vorrebbe costituire una trama sul quale l'Istituto dei Beni Culturali ha intenzione di lavorare nel futuro, sia sotto il profilo degli esperimenti e dei laboratori, naturalmente in relazione con i comuni e con le istituzioni museali, sia dal punto di vista della formazione, perché gli addetti e i conservatori debbono il più possibile essere aggiornati su questo tema, e sia anche sotto il profilo delle politiche, perché noi non possiamo nasconderci che l'accessibilità è consentita da investimenti e gli investimenti dal punto di vista delle politiche pubbliche debbono essere in qualche modo guidati da una volontà, da una consapevolezza che deve avere come sostrato una precisa ricerca, una precisa analisi, una dettagliata comparazione con ciò che avviene anche nel resto del paese, nel resto del mondo. Ecco, questa è una missione che l'Istituto dei Beni Culturali molto volentieri raccoglie e cercherà di interpretare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Siamo tutti consapevoli che lungo questa faglia, quella dell'accessibilità, si gioca una delle partite del possibile rilancio delle istituzioni culturali non solo nel nostro paese, ma nel mondo, e noi come istituto vogliamo esserci, vogliamo essere presenti.